Oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto a Wendy Xani, il giovane ventenne di origini albanesi ma residente a Pesaro, deceduto nel terribile schianto sulle Siligate nel tardo pomeriggio di domenica scorsa. Il rito delle esequie si è tenuto nella piccola chiesa del cimitero di Santa Maria Alta, in forma riservata e con rito, dalla comunità albanese questa mattina alle ore 11. Il feretro, partito dall'obitorio, ha fatto prima tappa alla casa di Wendy come un ultimo saluto e poi è partito alla volta della piccola chiesetta dove in molti erano ad aspettarlo. La piccola chiesa ha contenuto a stento tutti coloro che lo hanno voluto salutare. E che sarà sempre con tutti noi. Amici, parenti e molti componenti della comunità d'origine. Per chi non ce l'ha fatta, è stato predisposto anche un diffusore esterno che ha permesso a tutti così di seguire il rito del saluto comune. Wendy, anche se non battezzato, aveva sempre frequentato l'ambiente cattolico ed è per questo che Don Michele Rossini ha guidato i presenti in questo momento di raccoglimento, citando anche le parole di Sant'Agostino e soffermandosi sulla fragilità della vita e sul dovere di preservarla e rispettarla, anche se da giovani si pensa che tutto sia possibile, che tutto sia dovuto, ma che la vita non è nostra. La vita ci è stata donata da Dio ed è di tutti, dei nostri genitori, dei nostri fratelli. Prima di lasciare andare Eni, un pensiero è stato rivolto da tutti alle due ragazze che ancora versano in gravi condizioni all'ospedale pesarese. A turno poi hanno salutato Wendy, il fratello, i genitori, seguiti dai suoi più stretti amici che come gesto finale hanno voluto lasciare con un pennarello indelebile sulla bara una firma, un pensiero, un ricordo. Poi all'uscita il feretro, prima di essere tumulato a terra nel piccolo cimitero, al suo passaggio ha visto volare in cielo tre palloncini, ognuno con una lettera, a formare Eni, il nome con cui tutti lo conoscevano.